Ragazzi, guardate qua. Non so, mi sta dando via, lo so. Alla salute vostra. Mamma mia. Mi sacrifico per voi. Spettacolare. Andrete al settimo cielo. Allora. Andate voi, fate sta ricetta, sbrigate. Questa è musica, ragazzi. E niente, buon appetito e chiudo fame. Ciao. Eccoci qua. Ben ritrovati, ragazzi. Oggi andremo a fare una ricetta semplice, perché è abbastanza semplice, però può nascondere le sue insidie. Andiamo a vedere gli ingredienti e poi vi dirò che ricetta, lo dovete capire da voi. Qua abbiamo una bella zucchina, usiamo una zucchina, ma per questa ricetta si può utilizzare tantissime altre cose, le patate, le melanzane, le cipolle. Poi abbiamo le uova, parmigiano, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Avete capito che cosa staremo a fare? Che cosa andremo a fare? Una bella frittatona, eh sì, una bella frittatona. Oggi ho voglia di una bella frittata. Ho detto oggi mi faccio una frittata con le cipolle o con le patate. Poi ho detto vabbè, andiamo più light, facciamo una bella frittata di zucchine. Andiamo a fare, andiamo a cominciare, vai. Allora, iniziamo a preparare la nostra zucchina. Come la facciamo? Si può fare in tanti modi. Come in un mio video tutorial vi ho fatto vedere, insomma. Allora, naturalmente questa è già lavata in precedenza, eh? Non mi state a dire che uso la roba sporca, perché io la lavo. Allora, testa e coda la togliamo, la tagliamo. Poi io la voglio bella così, la grattugiamo, bella grattugiata con questa grattugia bella grande, non con quella fina, perché sennò viene troppo fina, cioè poi ci mettete 2 ore per grattugiarla. Questo modo, guardate, semplice, attenzione alle mani, veloce, ed è già grattugiata, è pure più veloce rispetto a quando la tagliate con il coltello. Poi l'ultimo pezzo, state attenti, sempre le mani, così, in questo modo, insomma, cuocerà prima. Guarda che bella, una bella zucchina. Per questa frittata circa 4-5 uova, 4 uova, utilizziamo questa, una zucchina. Ok. Padella antiaderente come questa, assolutamente fondamentale, sennò la frittata non vi viene. Però prima di mettere l'uovo e fare la frittata, dobbiamo comunque dare una cucinata a queste zucchine, è importante, eh? Perché sennò comunque, anche se sono tagliate fine, comunque non cuoceranno mai come insieme all'uovo. Una botta, giusto 2-3 minuti. Mettiamo un goccino d'olio così, poco poco. È già calda, quindi possiamo già inserire le nostre zucchine. Questo modo qua, in questo modo già andremo anche a, come dire, a insaporire con un po' di sale, un po' di pepe. Andiamo a dare una pepata, ma poco, giusto poco poco, dai un po' di gusto, così, e un po' di sale, un po' di salino, che insomma è meglio salarla adesso che dopo, perché dopo anche un po' le uova le andremo a salare. 3-4 minuti e ci siamo. Ok. Sta andando la zucchina, sentite sfrigolare bene, sentiamo che la padella canta, sentite? La zucchina va, proprio un altro paio di minuti così e ci siamo. Ok, ci siamo, la zucchina è pronta, la andremo a mettere nel piatto, tutto, dobbiamo raccogliere tutto. Ok, ci siamo, queste le zucchine. Sono pronti, le mettiamo da parte. Ok, adesso con uno scottex, senza pulire, insomma, con l'acqua, col sapone, andiamo a pulire la padella, e tanto già è pulita di suo, vedi, pulitissima. La lasciamo qua, che è ancora calda, e ci andiamo a sbattere le nostre uova. Io utilizzo queste uova biologiche, adesso qua ne vedete un po', ma ne utilizzerò 4. 4 per 2 persone, ci siamo, basta. Belle, belle, sono grandi, quasi, quasi sembra quasi quella grandezza uova d'oca. Qua c'ha 2 torri, guarda. Uno c'ha 2 torri. Guarda qua. Gemelli sono. Ok. Ci mettiamo il nostro parmigiano reggiano grattugiato.
ci andiamo a mettere pepe, le sale, andiamo a sbattere le nostre uova così, eh, si deforma quasi la schiumetta. Poi c'è anche una variante, certi ci mettono la panna, certi ci mettono il latte, io ce la metto delle volte, però in questo caso non ce lo metto. In questo modo ci andiamo a mettere le nostre zucchine, che comunque si sono anche un po' freddate, ma poco importa, non è che devono essere fredde fredde. Un goccino d'olio, proprio un goccio, questo gioco di polso. Vai, ci siamo, qua è pronto, l'olio è bello caldo, piano piano andiamo ad adagiare dal centro la nostra padella, in questo modo. Ok, guardate, già si sta cuocendo la nostra frittata. Andiamo un po' a staccare con una paletta così, in questo modo, dal bordo, però naturalmente è ancora fragile, quindi qua non è, è cruda, la vedete, no? Sotto invece, stando a contatto con il fuoco, si sta cuocendo di più. Che facciamo? Ci mettiamo un bel coperchio in questo modo, così. Io ho questo col buco e ho fatto questo rattoppo con la pellicola, lo potete fare anche voi, poi se ci avete quello senza buco è ancora meglio. E voilà, guardate un po'. Allora, e noi che andremo a fare, però bisogna rigelare, sennò cuoce troppo dall'altra parte, in questo modo, una cosa molto veloce, così, eh, 1 and 2 and 3 and 4, così, e poi andiamo a fare. Cerchiamo di farla scivolare così, in questo modo, delicatamente, non mettetevi fretta, cose, se sta rompe, gli date le bottarelle, oppure come fanno quelli bravi, insomma io non ho voluto fare perché sennò facevo la figura da gelataro, la facevo cascare, si rompeva, invece in questo modo è più sicura, gli date una schiacciatina, guarda che bel colore, dorato, senza essere bruciata, così deve essere la frittata. Ok, ci siamo ragazzi, eh? Allora, la frittata è pronta, piano piano la facciamo scivolare nel piatto, questo è perfetto, il suo diametro, guarda, guardate che bella frittata, bella colorata, semplice. Poi ce ne volete mettere sopra un po' di prezzemolo, ancora un po' di parmigiano, quello che volete, però insomma a me piace così semplice. Poi questa la potete mangiare così com'è, vabbè, poi che ve lo dico a Dio, che ve lo venga a Dio a voi, insomma, lo sapete, vedete, un bel panino caldo, una bella rosetta, quello che è una ciriola, la spaccate in due, ci mettete il tipico panino della merenda, dell'operaio, insomma dell'alunno che va a scuola, o mangiare con un bel paninozzo, perfetta questa, con le patate, la cipolla, quindi è perfetta. Io adesso l'andrò a assaggiare per tutti noi, faccio questo sacrificio, vado, a si taglia bene, bella, guardate un po' che buona, mamma mia, proprio quella frittata che te fa mamma a casa, guarda. Perfetta, vedi, così deve essere. La colorazione è quella giusta, la morbidità, la consistenza è quella giusta, morbida. E ora andiamo a sentire il sapore com'è. Ci vado. Un po' calda, soffiate. Buona, 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 buona. Saporita perché c'è il parmigiano, pepe, sale. Poi, per me è perfetta. Quindi, voi ci volete mettere poi quello che volete, ve la mangiate, un altro pezzettino alla vostra. Ci vediamo alla prossima puntata, rifatela perché è semplicissimo, so che molti di voi la sapranno rifare, però bene bene non tutti la sanno fare. Buon appetito! Mi piace sto sound, eh? Potremmo fare un po' di musichetta.